Ciao, spiegato semplice. Oggi continuiamo a parlare del sito Clipchamp, dove precedentemente vi ho mostrato come creare i sottotitoli per i vostri video. Tramite questo sito, che sfrutta l'intelligenza artificiale, è possibile utilizzare la sintesi vocale, quindi quel testo che si trasforma in audio, in parlato, cioè scriviamo qualcosa e il computer lo legge a voce. In che senso? Come fare? Andiamo sempre qui su clipchamp.com, nella schermata iniziale creiamo un nuovo video. Su questa schermata, sul lato sinistro, clicchiamo su Registra e Crea. In basso troverete sintesi vocale. A questo punto qui ci sono varie cose da poter cambiare. Innanzitutto scegliamo la lingua del testo della sintesi vocale, in questo caso italiano. Possiamo scegliere se deve essere una voce maschile o femminile, e quindi ci sono vari esempi di voce, ad esempio Isabella, e possiamo regolare anche la velocità, lenta, regolare o rapida, e possiamo scegliere anche lo stile vocale, allegro, chat. Possiamo lasciarlo così anche come generale. Tonalità di voce molto bassa, bassa, media, alta, molto alta, predefinito. Lasciamo in predefinito. Ora, su questo riquadro dobbiamo digitare il testo. Ad esempio, ciao, ciao, benvenuti su Spiegato Semplice, il canale YouTube dei tutorial, ad esempio. Possiamo già ascoltare l'anteprima il testo che abbiamo digitato. Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice, il canale YouTube dei tutorial. Come avete sentito, il testo scritto è diventato una voce artificiale. Quindi è molto semplice in realtà realizzare una sintesi vocale. Questo sito Clipchamp è, diciamo, gratuito, vi fa fare tantissime cose in modalità gratuita. Ovviamente, per effetti ancora più particolari, c'è un upgrade a pagamento da fare. In questo caso possiamo anche salvare il file. Una volta fatto questo, cosa accade? Ciao. Trasciniamo il file audio e lo trasformiamo anche in sottotitoli, che già vi ho fatto vedere in un video precedente. Attiviamo sottotitoli automatici. Selezioniamo sempre la lingua italiano. Italiano. Attiva sottotitoli automatici. In pochi secondi accade il testo e adesso lo possiamo vedere. Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice, il canale YouTube dei tutorial. Quindi, come vedete, è possibile realizzare con la sintesi vocale un testo a video. Come già visto in un video precedente, ovviamente è possibile fare delle modifiche sul testo. Clicchiamo su trasforma, mettiamo magari al centro, possiamo aumentare le dimensioni e abbiamo creato quindi il nostro sottotitolo con sintesi vocale. Una volta completato tutto, basta cliccare su esporta, scegliere la qualità del video, alta qualità in questo caso. Possiamo mettere titolo sintesi vocale. No, ok, sintesi vocale. Vabbè, apriamo il video. Ciao, benvenuti su Spiegato Semplice, il canale YouTube dei tutorial. Come avete visto, è molto semplice e Video. utile. Quindi credo sia
uno dei migliori, se non il miglior sito che permette di fare questo in modo gratuito. Quindi ve lo consiglio, vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e commentate. Noi, se volete, ci vediamo sempre qui in un prossimo video. Ciao.